De Caro Home Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta in via Carlo Del Balzo ad Avellino. Kg di droga provenienti dalla Spagna e scoperti all'interno del CIS di Nola è il risultato dell'operazione del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Napoli, che è stato posto a sequestro un carico di sostanze stupefacenti particolarmente ingente che proviene dalla Spagna, destinato a alimentare le numerose piazze di spaccio presenti nell'Interland partenopeo. I 640 kg di droga, in prevalenza hashish, sono stati sequestrati presso uno spedizioniere operante all'interno del CIS di Nola. Nel caso di specie, l'attenzione degli specialisti del gruppo operativo antidroga del GICO della Guardia di Finanza di Napoli si è concentrata su una società di spedizioni che al momento sembrerebbe del tutto estranea ai fatti, presso la quale erano giunti pochi giorni addietro diversi autoarticolati provenienti dalla Spagna con carichi di prodotti eterogenei e mercanzie varie. Una volta individuata la specifica spedizione a rischio tra le numerosissime censite, i militari del nucleo di polizia tributaria di Napoli hanno proceduto all'ispezione del relativo automezzo, all'interno del quale hanno ritrovato, fra l'altro, 8 barili di plastica suddivisi in due distinti colli che risultavano caricati nella città spagnola di Malaga. La droga sottoposta a sequestro dalla Guardia di Finanza avrebbe portato oltre 2 milioni di euro nelle casse delle compagini criminali che ne gestiscono l'illecito traffico nella fase dello smercio al minuto.